Allora ragazzi, sempre per la zona gag servono anche l'esterna coscia, così dobbiamo avere l'equilibrio. Se volete potete avere anche un sostegno, no? Magari di una sedia, muro, ok? Io provo di tenermi senza niente, ma il movimento è laterale proprio per l'esterna coscia, sollevando. Utilizzate anche le braccia come controbilanciamento. Continuiamo, proprio l'esterna coscia, per 30 secondi per gamba. Continuiamo. Vai, vai, vai. Eccellente anche per l'equilibrio. Per 10 secondi poi cambiamo la gamba. Esterna coscia. Ancora, 5, 4, 3, 2, 1. Cambia la gamba. 30 secondi. Provi. Allora, per l'equilibrio, se mi fisso un punto solo diventa più facile. Dondolando con i piedi a martello, leggermente in diagonale, sollevo la gamba, 30 secondi, e quando io cambio lo sguardo perdo l'equilibrio, anche quello è un lavoro. Continuiamo, 13 secondi, continui, continua, proprio per andare a migliorare i nostri glutei. 3, 2, 1. Uno, e relax. Fondo knee up, volendo, perché la verità è che un lavoro proprio di talone. Ok, 30 secondi per lato. 30 secondi per lato. Spinta dal tallone destro. Spinta sul tallone destro. Pam! Vai! Vai, continui. Senti come si carica il gluteo. Carica il gluteo. Ancora 10 secondi, poi cambiamo la gamba. Vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, cambio. Porta le gambe sinistre avanti e tiro su. 30 secondi. Giù e su. Pam. La cosa importante è le gambe di sostegno. Non quelle che si muove quanto quello che sta in appoggio. Pum. Vai. Le 30 secondi. Ancora, 9 secondi. Come si sentono questi lavori per i glutei? 3, 2 e 1. Eccellente. Affondi in alternanza. Porta avanti la sinistra, torna indietro, destra e torna indietro. La cosa importante è di scendere a filo del nostro ginocchio, come se stessi inchinando di fronte alla regina di Inghilterra. Affondo sul tallone e torno indietro. Vado, spingo indietro. Vado, spingo indietro. Talone, affondo. Infatti si chiama affondo sul tallone, spingo indietro. Affondo sul tallone, spingo indietro. Continui. Ancora. 30 secondi. Vado e torno. Addominali tesi. La potete anche fare con un bastone della scopa, volendo, per avere più equilibrio. Continui. Eccellente per i glutei, uno degli esercizi migliori per i glutei. Volendo potete utilizzare anche due manubri sotto per aggiungere il peso, ma voglio sempre che concentrate sulla forma, che la forma è la cosa più importante. Ancora due, ultima, uno. Allora, io faccio le stacchi così, gambe unite, taloni unite, punte delle piedi leggermente divaricate. Un minuto, su e giù. Allora, gambe rimangono tese perché sto portando avanti i glutei, schiacciando i glutei. Dai. Ci sono delle persone che dice che le stacchi devi fare gambe piegate, però non senti i glutei se lo fai con le gambe piegate. Invece qua, metti la mano sul gluteo, schiaccio il gluteo, scendo giù, schiaccio il gluteo, scendo giù. Se non avete l'elastico, lo potete fare con un peso. Continuiamo. Schiaccio il gluteo e scendo giù. Respira, lo senti tanto, lo sentirai tanto ed è una cosa eccellente per i glutei. Continuiamo così. Ancora 15 secondi, poi cambieremo esercizio insieme. Schiaccio e torno. Ancora 4 e 3 e 2.
And uno. Passiamo al prossimo esercizio. Allora, io faccio le stacchi così. Gambe unite, talloni unite, punte delle piedi leggermente divaricate. Un minuto, su e giù. Allora, gambe rimangono tese perché sto portando avanti i glutei, schiacciando i glutei. Dai. Ci sono delle persone che dicono che le stacchi devi fare gambe piegate, però non senti i glutei se lo fai con le gambe piegate. Invece qua, metti la mano sul gluteo, schiaccio il gluteo, scendo giù. Schiaccio il gluteo, scendo giù. Se non avete l'elastico, lo potete fare con il peso. Continuiamo. Schiaccio il gluteo e scendo giù. Ah, sì. Respira. Lo senti tanto. Lo sentirai tanto. Ed è una cosa eccellente per i glutei. Continuiamo così. Ancora 15 secondi. Poi cambieremo esercizio insieme. Schiaccio e torno. Ancora 4, e 3, e 2, e 1. Passiamo al prossimo esercizio. Per calci d'asino. Ok, scendo giù, poggio le mani giù a terra. Sollevo la gamba destra come se stessi dando un calcio a qualcosa indietro di me. Su, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dobbiamo fare 30 secondi per lato. Continui. Ah, schiacci i glutei. Piede a martello e sto spostando un masso dietro di me. Allungo quella gamba e do proprio un scalcio, scalcio, scalcio dietro di me, cambia la gamba, vai, 30 secondi, in su, vai, spinta, spinta, spinta in su, la gamba di appoggio può essere leggermente piegata, continua a spingere, spingere in su, ancora 20 secondi, respira e spingi, yeah. Un bel allenamento per i glutei per passare a un lato B, a prova di bomba. Ancora, 3, 2, 1, e su. Per calci d'asino, ok. Scendo giù, poggio le mani giù a terra, sollevo la gamba destra come se stessi dando un calcio a qualcosa indietro di me. Su, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dobbiamo fare 30 secondi per lato, continui, schiacci i glutei, piede a martello e sto spostando un masso dietro di me, allungo quella gamba e do proprio un scalcio, scalcio, scalcio dietro di me, cambia la gamba, vai, 30 secondi, in su, vai, spinta, spinta, spinta in su, la gamba di appoggio può essere leggermente piegata. Continua a spingere, spingere in su, ancora 20 secondi. Respira e spingi. Yeah. Proprio un bel allenamento per i glutei per passare a un lato B a prova di bomba. Ancora 3, 2, 1 e in su. Alzate i laterali, non possono mancare perché sono davvero efficace per aiutarci a innalzare il gluteo. Continuiamo a salire. Un esercizio pazzesco per i glutei. Lo sentirai tantissimo al lavoro. 30 secondi per lato. Cosa importante è che se girassi lo sguardo vedi il collo del piede. Fai ancora 5 secondi, poi cambiamo la gamba. 3, 2, 1. Cambia la gamba. Perfetto, poggio, allungo, vado, vai, 30 secondi, continuate, respira, respira perché questi elementi sono aggiuntivi, molto concentrati ma molto efficaci, diciamo la verità. Continuiamo, pochissimi secondi, mancano circa 15 secondi, 15 secondi e poi passeremo un altro esercizio insieme. Ancora 5. 4, 3, 2, 1.